Le terapie per i pazienti con epatite C sono sempre più efficaci, sicure, ma anche più brevi. Parliamo della combinazione di glecaprevir e pibrentasvir, che riesce ad eradicare il virus dagli individui con solo 8 settimane di trattamento. Due studi che sono stati presentati a EASL 2019 hanno come gruppo partecipante anche l'Italia, il gruppo del professor Persico. Abbiamo approfondito con lui questi studi, a cosa mirare, quali erano gli obiettivi e cosa hanno portato come risultati, direttamente con un'intervista al congresso. Qual era l'obiettivo innanzitutto dei due studi? Partiamo dal primo, che è di Real Life, e come l'avete condotto? Era soltanto la vostra unità o più unità insieme? Allora, il glicaprevir e pibrentasvir, commercialmente Mavyret, è un composto pangenotipico, cioè che può essere utilizzato da tutti i genotipi del virus C, che ha la qualità di poter essere usato anche in pazienti con insufficienza renale anche grave. E questo è dimostrato nei tavoli registrativi sia del paziente con GP1 e successivamente anche con i pazienti di tutti i genotipi. Adesso è nozione comune che per confermare i dati di real life, dei trial clinici, si bisogna fare degli studi di vita tutti i giorni nell'ambulatorio, i cosiddetti real world. E noi ci siamo occupati di una categoria abbastanza vasta di pazienti con insufficienza renale, di cui circa il 30% è ancora anche in dialisi. Abbiamo usato il farmaco, così come prescritto, per 8 settimane nei pazienti non cirrotici e per 12 in quelli cirrotici. A dire la verità, abbiamo fatto anche un passo in più, abbiamo usato off-label 8 settimane, perché nella scheda tecnica del farmaco 8 settimane erano previste. Ebbene, in questi circa 130 pazienti che abbiamo utilizzato, come dimostrato nel poster che abbiamo presentato all'EAS 2019, i pazienti hanno avuto una sostanza virologica response intorno al 99%, con scarsissimi effetti collaterali, di questi la maggior parte riguardavano il prurito, che in realtà è già un effetto determinato dalla presenza di insufficienza renale grave e anche in dialisi, quindi il farmaco ha funzionato in maniera eccellente, confermando i dati del trial clinico. Quindi anche nel paziente cirrotico? Anche il paziente cirrotico, queste sono 12 settimane in cui fondamentalmente non era possibile in questo setting di pazienti passare a 8, perché già insufficienza renale. Ma in un altro studio che abbiamo già presentato in altre occasioni, che è stato sottomesso all'Event International e sarà pubblicato in breve, 8 settimane anche off-label sono state date in alcuni pazienti cirrotici e lì hanno funzionato egregiamente, come tra l'altro è dimostrato in un poster presentato qui all'EASL dal professor Zuckerman, in cui l'analisi pool dei dati di glicaprevir e pibrentasvir 8-12 settimane, circa 2000 pazienti se non vado errato, circa 300 erano cirrotici trattati per 8 settimane e il successo terapeutico era assicurato senza effetti collaterali. Ovviamente chiarisco che parliamo di cirrotici compensati e non scompensati. Il secondo studio invece è un progetto, è uno studio europeo in cui appunto c'è presente anche la sua unità operativa al suo ospedale, sempre sulla stessa combinazione, ma su quali pazienti? No, questo è uno studio in cui abbiamo messo dentro circa 1200 pazienti, una delle casistiche più grosse che ho presentato all'EAS di quest'anno, ed è uno studio che, di meta-analisi, in cui sono stati messi dentro circa 11.000 pazienti. Adesso non so specificare i metodi di recupero dei pazienti per fare la meta-analisi, ma circa 11.000 pazienti, e in questo studio abbiamo valutato l'effetto overall del farmaco, l'effetto per genotipo, l'effetto delle comorbidità, dove intendo fibrosi severa, presenza di assunzione di alcol oppure presenza di sostanze, uso di sostanze tossiche, e anche abbiamo valutato la presenza di cirrosi e la presenza di pazienti che erano stati già precedentemente trattati con altre terapie. Ebbene, in tutti i setting di pazienti utilizzati, anche nel genotipo 3, che è generalmente un genotipo un po' più difficile, la prevalenza di risposta è stata superiore al 95%, in alcuni casi il 99%. Quindi diciamo che anche questa meta-analisi ha confermato, di real life, ha confermato i dati del trial registrativo di Caperi e Pibrentasvir, confermando la bontà del farmaco.